Inaugurato a Montagnana nella bassa Padovana, un'opera fondamentale per la sicurezza delle fonti idriche inquinate dai PFAS di 7 comuni tra Padova e Vicenza. Sono 25 milioni di euro, 21 chilometri di condotte, acqua pulita, acqua sana e soprattutto si inizia un nuovo corso che è quello di purificare le fonti del Veneto. Due serbatoi da 10.000 metri cubi d'acqua e 21 chilometri di tubi per garantire ai cittadini acqua sicura. Sapere che da domani mattina noi possiamo aprire il rubinetto e bere un'acqua libera, pura, senza PFAS, per noi cittadini, che adesso parlo come cittadino, è veramente una cosa importante, una cosa che ti toglie proprio quell'angoscia di sapere che hai un'acqua pulita. La vicenda FAS parte da lontano e vede da subito l'impegno dei comitati che ora chiedono garanzie per tutti. È un problema che colpisce chiunque ed è una cosa che deve essere risolta proprio con delle leggi mirate che blocchino la produzione di queste sostanze. È appena partito il nuovo piano di campionamento sulle matrici vegetali e alimentari e noi abbiamo dato disponibilità per la nostra collaborazione dal basso, perché nell'ottica di una ricerca partecipata avere il contributo dei cittadini, quindi di chi vive sul territorio, è molto importante, può dare risultati molto migliori di una ricerca fatta solamente da chi conosce la materia, però magari non ha un contatto diretto con la situazione reale. Ultimo tassello, quello di Montagnana, di un sistema idrico pensato per evitare le fonti di acqua inquinata. È finita anche l'ultima delle opere. Ricordo a tutti che le opere riguardavano una ventina di chilometri di tubi che partivano da Belfiore, dove anche là c'è un'opera del tutto simile a questa, costruita e già collaudata. Poi ci sono un'altra ventina di chilometri, 23 chilometri, che sono sulla zona, diciamo, padovana e vicentina, e poi un'altra decina di chilometri che arriva dal Vicentino. Tutti questi chilometri però dell'acquedotto, uno degli acquedotti più importanti e più grandi d'Italia in questo momento, fanno parte di quello che è il vecchio schema del MOSAV, che deve essere solo completato adesso per una parte a nord. Perché completato? Perché il sistema prevede che tu possa prendere acqua da vari punti di attingimento.